Allora, grazie a tutti per essere presenti. Un ringraziamento ai docenti, ai nostri cari ragazzi che sono presenti per questa sessione di domande e risposte per noi così importante, perché ci ha dato, come dire, la consapevolezza dell'interesse verso questa progettualità. Le domande e risposte a cui risponderà il professor Vincenzo Piccione sono per il modulo Sana, Salute, Ambiente, Natura Alimentazione, e con noi la ringraziamo anche la dottoressa Giovanna Piangiamore di NGV. Un ringraziamento alla professoressa Rachele Castro, che fa parte, insieme al professore Piccione e al sottoscritto ingegnere Francesco Cancelliere, del team del progetto Futuro Cittadini Responsabili, quest'anno nella sua versione 2.0. Io però non ruberei altro tempo e passo subito alla prima domanda, che rivolgiamo al professore Piccione, che ci giunge dai nostri ragazzi con il valido contributo dei docenti. Professore, esistono insetti o altri animali che possono sostituire le api? Ma qua dico, ma possono esistere insetti elettronici? Esistono gli insetti elettronici, vengono utilizzati, costano una follia, vengono utilizzati nel settore militare. Quindi lì si apre un capitolo tutto particolare perché sono microscopici, possono quindi entrare sotto controllo remoto in ambienti difficili e sostituire una presenza ingombrante dell'uomo che sarebbe subito notata e riconosciuta. È una tecnica che esiste nell'ambito proprio militare. Insomma, una volta ho visto un documentario in tal senso. Se fate una ricerca, forse qualcosa in internet la trovate. Venendo invece alla domanda, esistono insetti o altri animali che possono sostituire le api? Allora, visto che siete più grandicelli, cerchiamo di essere un po' più sofisticati. E in realtà potrei dire no e sì. In che senso? No, perché le api che oggi ci danno il miele, che trasportano il polline, che consentono la fecondazione e quant'altro, di fatto sono insetti addomesticati dall'uomo nella loro, come dire, attività funzione, quindi sono stati, come dire, spinti a funzionare in un certo modo, diventano le cosiddette ape mellifere. Allora, sono gli insetti impollinatori e un altro paio di maniche, ce ne sono tanti, ci sono i bombi, ci sono anche le mosche, se vogliamo, ci sono i coleotteri, ci sono vari menotteri, praticamente dico, quindi la gamma è ampia. Pensate che se noi prendiamo solo gli menotteri impollinatori, è un, come dire, un mondo, letteralmente si parla di decine di migliaia di specie, che sono state censite dagli studiosi nel passato. Quindi questa battuta, che io capisco cosa vuole nascondere praticamente come affermazione, diciamo che l'ape in quanto ape è preziosissima, praticamente, dico, poi che gli insetti impollinatori ce ne sono tanti che svolgono le loro funzioni, ma nessuno lo svolge, come dire, al top in un'organizzazione così esemplare come quella delle api, praticamente. Infatti ogni tanto noi vediamo per esempio dei bombi, vediamo altri insetti che riusciamo a riconoscere che fanno questa attività, ma non riescono, come dire, a sostituire quantitativamente e qualitativamente il ruolo che viene svolto dalle api. E come funzionano? Rinfreschiamoci un po', come dire, la memoria. Ricordiamoci che è un rapporto mutualistico bellissimo, straordinario, eccezionale. Cioè tu dai una cosa a me che io do una cosa a te. Questo sostanzialmente è l'assunto. Come dire, se tu mi dai del cibo, io ti do l'opportunità della fecondazione e quindi del passare sostanzialmente al frutto, perché il fiore che cos'è? Quell'organo sessuale che deve trasformarsi poi la parte interna centrale praticamente in un frutto. Questo aspetto molto spesso è legato agli insetti impollinatori. In assenza Bene. degli insetti impollinatori sarebbe un pasticcio. E come funziona? Il fiore è diabolico, ha i nettari, i nettari per l'esattezza, che sono in fondo,
all'interno praticamente del calice, ed è un elemento zuccherino che piace tantissimo alle api, quindi le api ci si buttano, le api o tutti gli impollinatori ci si buttano proprio per nutrirsi. E guardate quanto è diabolica la pianta, come si è specializzata, il fiore come si è specializzato. Cioè all'interno non trovi una grande quantità, trovi, come dire, una quantità estremamente ridotta, modesta, in modo da obbligare l'insetto a visitare tante piante per saziarsi. Quindi vedete la natura quant'è fantastica. Io con i Bene. nettari adesco praticamente l'ape, con i nettari ti do un minimo di nutrimento di tuo piacere, ma mi devi visitare tanti fiori per raggiungere l'obiettivo. E Grazie. allora, nel momento in cui hai chiuso il cerchio col cibo, ovviamente in cambio io ti concedo, l'ape con questo navigare concede la fecondazione. Guardate quanto è straordinaria la vita, è come tutto il sistema, come dire, naturale, tutto legato in un rapporto incredibile, pianta-animale, fantastico. Grazie professore, hai anche risposto alla domanda della seconda B che diceva le mosche sono importanti quanto le api nell'equilibrio dell'ecosistema. Abbiamo risposto proprio con questa. Beh, aggiungo allora, visto che c'è questa battuta, aggiungo anche di più. Le mosche purtroppo lo sappiamo che hanno un modo di visitare che non si limita ai fiori, prende, e quindi è ovvio che il lavoro che svolgerebbe una mosca in sostituzione di un'ape non sarebbe pensabile igienicamente parlando. Quindi Certo. le api rimangono eleganti, corrette, e ci consegnano un prodotto stupendo, incredibile da non E sostituire. ora questa altra domanda che ci è arrivata e si collega sicuramente a questa prima, ed è questa: quali sarebbero le conseguenze della scomparsa delle api? Benissimo. Allora, prima di entrare nel merito di questa domanda giustissima, correttissima, sottolineiamo un ulteriore dettaglio. La scomparsa delle api, il declino, ancora sulla scomparsa è un termine così forte che ci auguriamo che non avvenga né ora né mai. Diciamo, chiamiamolo di declino, di riduzione della popolazione delle api, ad opera di che cosa purtroppo? La maggiore minaccia è l'inquinamento che sta rovinando tutto. Guardate, ci sono degli studi scientifici interessantissimi che hanno dimostrato sostanzialmente che l'ape va a visitare perché ha un richiamo dell'odore. Quindi pensate, guardate quant'è fantastico questo rapporto, come dire, del fiore con l'ape. Non solo i nettari che devono nutrire l'ape e quindi c'è quello scambio, ma c'è anche interessante da considerare l'ape che sente l'odore del fiore. E lo sente, sembrerebbe, persino da una distanza chilometrica, a distanza di 1 chilometro lo sente. Quando ci sono questi inquinamenti, pare che l'ape, quindi hanno verificato ambienti, come dire, non trattati con pesticidi e ambienti invece trattati. E negli ambienti trattati questa capacità dell'ape si riduce notevolmente, si dimezza, anche più che dimezzata. Si parla ancora di meno, di poche centinaia di metri come capacità. Questo aspetto complica un poco le cose perché costringe l'ape a visitare ancora più fiori che a sua volta sono inquinati e quindi pensate, l'ape che subisce intanto l'inconveniente diretto, ma si porta dietro anche, come dire, questo inquinamento e lo consegna in maniera indiretta anche a noi. Quindi guardate il problema quant'è complesso. E ovviamente, come dicevo, questa è la minaccia principale, quella dei pesticidi. Però attenzione, ci sono altre minacce. Andiamo qui alla riduzione della presenza delle api. Abbiamo perdite di habitat, quando, oppure che so io, le monoculture. La monocultura è una disgrazia per le api, non c'è quella varietà, quella ricchezza preziosa, prende i parassiti, le malattie, i cambiamenti climatici che stravolgono, come dire, l'esistenza. E se noi consideriamo che la nostra produttività è fortemente Bene. legata alle api, è preziosissimo. Un unico dettaglio importante, l'Unione Europea
negli ultimi anni sta facendo qualcosa. Già nel 2018 ha messo al bando tre insetticidi fortemente legati, come dire, dannosi alle api. Non è la soluzione definitiva, ma è l'avvio, come dire, di azioni intelligenti per risolvere questi problemi. Grazie professore. Naturalmente il modulo Sana ha avuto un grande successo e come vediamo tante sono le domande sulle api e su questo importante insetto e quindi un piccolo corso di entomologia. Voglio ricordare il nostro carissimo dottore Vittorio Aliguò, un entomologo di fama nazionale, autore della Mostra Insecta nella sua versione junior che è a Floresta in questo momento, ma nella sua versione maggiore a Modica in un prestigioso palazzo messo a disposizione dal comune. Ringraziamo la famiglia Liquo e la memoria del grande giudice entomologo che tanto ci ha dato e tanto ancora nella sua memoria ci darà. Professore, e allora, sempre sembra una domanda di entomologia questa, perché c'è tanta differenza tra la vita media di un'ape operaia e quella dell'ape regina? Allora, è simpaticissima questa domanda, anche perché vi rispondo così anch'io in modo particolare, perché mangiare bene e mangiare in maniera nutriente fa la differenza. Dovete pensare che di che cosa si nutre l'ape regina. Ce lo siamo raccontati a lezione, della pappa reale, lo dice il termine. Quindi la regina gode di un pasto eccezionale, incredibile, che non ha nulla a che vedere col pasto, come dire, delle operaie. Le operaie hanno un pasto molto più modesto, hanno una base proteica, praticamente, diciamo, preziosa, sia ben chiaro, che consente di vivere, e da questo discende la stessa vita che ne fa la differenza. Un'ape regina ti vive 4-5 anni, quindi un intervallo temporale importante per la natura di questo individuo strategico, straordinario, che deve arrivare a produrre migliaia e migliaia di uova che vengono fecondate quotidianamente, e mentre invece le api operaie vanno da 1 mese a 2 mesi di vita, insomma, nella migliore ipotesi, quando il pasto, che è formato soprattutto da proteine che vengono date dal polline, quindi vedete, il polline serve alle stesse api per potere, come sostentamento. Se c'è carenza di polline, queste api poverine riducono la loro vita, cioè a quei 2 mesi massimo, praticamente, che abbiamo immaginato, dobbiamo togliere da 1 a 2 settimane di vita in meno proprio per carenza di polline. L'unico periodo su cui ci può essere un prolungamento dell'ape è quando si passa il periodo, per esempio, invernale, e allora le api hanno una forma, come dire, di capacità di superare la stagione avversa, e allora in quel caso leggerete da qualche parte che un'ape operaia può anche vivere fino anche a 6 mesi, è stato dimostrato, praticamente, con delle riserve in grassi che li aiuta praticamente a superare questa stagione. Bene, abbiamo detto e ricordiamo l'acronimo di SANA, Salute, Ambiente, Natura, Alimentazione. E allora, qua c'è un'altra domanda veramente interessante che sottoponiamo, professore Piccione. Esiste un'associazione che si occupa del problema dello spreco alimentare, così importante in questo periodo? Sì, la risposta è sì, ce ne sono tante, ce ne sono tante. E, vabbè, io ricordo più che altro, così per aver un po' navigato su internet, c'è Alimentando Onlus, ce n'è una che è simpatica, che fa il verso ai medici senza frontiere, e allora loro si sono chiamati nutrizionisti senza frontiere, insomma, ecco. E poi c'è Recoup. Recupero, e questo un po' mi colpì a suo tempo, l'ho letto, nacque da un'intuizione, dalla voglia di una donna
una certa Rebecca che è stata la fondatrice. E qual è stato il senso? Secondo me in questo caso molto bello, molto sociale, di grande valore sociale. E sostanzialmente quando lei venne in Italia, a Milano, incominciò a frequentare con dei volontari i mercati, il mercato centrale, il mercato rionale. Che cosa facevano? Non buttate il cibo quando si chiudeva, come dire, la giornata del mercato. E loro andavano lì e selezionavano ciò che ancora era buono, insomma, era valido in qualche modo, e lo redistribuivano. Possibilmente poi questo processo è cresciuto parecchio ed erano loro stessi a beneficiare, perché spessissimo, poverini, insomma, erano personaggi che avevano delle esigenze umane, cioè erano disoccupati, erano studenti senza granché di soldi, persone senza fissa dimora, praticamente di diverse nazionalità, pensionati. Insomma, questo è stato poi il senso, tant'è che negli ultimi tempi, mi risulta, praticamente, mi pare dal 2016, vado così a memoria, si sono poi trasformati in associazione a promozione sociale, in modo da avere anche dei contributi, degli aiuti fiscali in tal senso. Quindi, vedete, ci Bene. sono modi e modi. Per esempio, io vi invito ad andare a guardare su internet, ne troverete tantissimi. Molti vi suggeriranno dei consigli per non sprecare, soprattutto, quindi tutti noi non dobbiamo sprecare. A me ritorna in mente papà e mamma e i miei genitori, che non ho più, chiaramente, perché sono grande pure io. E sostanzialmente c'era quella cultura nel passato che non si buttava nulla, che si recuperava tutto, che si valorizzava tutto. Certo. Dovremmo essere molto più rispettosi su questi principi, aiuteremmo, come dire, l'ambiente su cui viviamo, perché eviteremmo gli sprechi. Certo. E voglio ricordare e qui anche citare il nostro amico professor Andrea Segre, fondatore di Last Minute Market e della campagna Spreco Zero, e che abbiamo avuto anche ospite nella sessione dedicata alla giornata degli alberi nelle scuole. E vi posso dire, questo ve lo posso dire, sarà con noi il 22 aprile dalle 12 alle 13 con un suo saluto in occasione della giornata mondiale della terra che festeggeremo insieme. Quindi segnatevi questa data, venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 12 alle ore 13, tutti in collegamento con futuri cittadini responsabili 2.0 special in occasione della giornata mondiale della terra. Ma un passaggio di nuovo alle nostre amiche api. Ma qua diciamo una domanda di ingegneria da un lato e di numeri magici che in natura noi pensiamo di ricordare, perché questo alveare che ce lo ricordiamo con questa celletta esagonale. Professore, quanti giorni impiegano le api per costruire un alveare? Allora, di certo sono molto più bravi di noi e anche molto più fortunati, perché non hanno burocrazie. Quindi, quando noi vediamo un cantiere dove si costruisce un palazzo, spesso lo vediamo anche bloccato, si impiegano anni, c'è cioè un capitolo tristissimo. Le api non perdono tempi, sono, come è stato detto, è un super individuo, un super organismo incredibile, stupendo, che funziona in maniera straordinaria. Diciamo che la letteratura ci informa che in circa 7 giorni loro realizzano, impostano il cantiere, cioè, come dire, il primo accumulo, e inizia il trasloco in quanto tale. E poi diventa un processo importante che dipende dalla colonia di api, se è piccola, media, grande, e si passa dal mezzo chilo a 1,5 chili nella condizione più estrema, di incrementale nel tempo. Quindi si può arrivare anche, quindi, a degli alveari estremamente, diciamo, importanti. E come giustamente faceva notare l'ingegnere, la loro realizzazione è qualcosa che rimane, oserei dire, quasi un mistero incredibile. La precisione di quelle cellette è qualcosa di unico nel suo genere.
Esattamente al contrario, c'è una scienza che è la bionica, che ha ispirato gli uomini nel imitare architettonicamente ciò che è stato realizzato dalle api. Pensate che quando a Milano ci fu l'Expo nel 2015, alcuni ambienti furono ispirati proprio ai nidi d'ape, e quindi le volte, le strutture realizzate erano a imitazione, quasi in onore, praticamente, di questo insetto straordinario che si chiama ape, e quindi ciò che si ammiravano erano queste realizzazioni a nido d'ape. Prego. Allora, Franco ci saluta perché ci deve lasciare per un altro impegno. Io continuo, mi prendo la staffetta e continuo io a fare un po' da presentatore al caro Vincenzo. E ho una domanda Onoratissimo. parecchio interessante, perché secondo me farà discutere anche un po' a casa, nelle famiglie, riguardo l'alimentazione. Le proteine animali possono essere sostituite totalmente in una dieta? Ecco, la parola magica che fa cadere e che determina da parte mia la risposta no è quel totalmente. Non possono essere sostituite totalmente, possono essere sostituite parzialmente. Su questo è fondamentale chiarirlo. E vediamo di arrivarci un po' con cognizione di causa, cioè dedichiamo un minuto in più, ne vale la pena. Allora, la principale preoccupazione di chi vuole seguire una dieta vegetariana o vegana è quella di sostituire le proteine animali, è un classico, si sforzano in tal senso, ma la domanda che ne discende subito è: ma è possibile sostituire con proteine vegetali senza conseguenze sulla salute? Perché poi questa è la grande domanda. E allora chiediamoci cosa sono le proteine. Sono i mattoni del nostro corpo, fondamentale per tutti i processi biologici, come dire, legati alla nostra vita, la riparazione dei nostri tessuti quando ci feriamo, la produzione di anticorpi, la sintesi di ormoni e enzimi. Quindi senza proteine non si va da nessuna parte, cioè sono vitali. A sua volta le proteine, quando diciamo una proteina è una realtà complessa, quindi smontiamola, gli elementi costitutivi della proteina sono gli amminoacidi. E quando parliamo di amminoacidi dobbiamo distinguere, qui arriviamo al punto chiave, amminoacidi essenziali e non essenziali. Il nostro organismo non è capace di sintetizzare gli amminoacidi essenziali. Ecco perché per questo motivo è importante assumerli attraverso il cibo. Quindi ricordiamoci questa cosa, proteine vitali. Le proteine sono formate da amminoacidi, ci sono amminoacidi non essenziali, ma ci sono quelli essenziali. E siccome questultimi non riusciamo a sintetizzarli, abbiamo bisogno di acquisirle col nutrimento esterno, con i cibi. Quindi sia gli alimenti di origine vegetale che quelli di origine animale sono, non c'è dubbio, fonti di proteine. Un problema: qual è la categoria vegetale che ci aiuta? Sicuramente leggerete dappertutto i legumi. Qualcuno troverete scritto da qualche parte: un'alimentazione con i legumi risolve i problemi. Non li risolve. Vi stanno dicendo una stupidaggine. Aiuta parecchio, è diverso, aiuta parecchio. Le proteine dei legumi non possono sostituire d'amblè quella della carne. Non solo a parità di peso, perché contengono 3 volte meno, come dire, delle proteine della carne, ma queste proteine non sono né di buona qualità né facilmente assorbibili. Buona qualità nel senso che sono negativi, non sono, come dire, risolutivi delle nostre esigenze, e non sono facilmente assorbibili. Ecco, questo è anche importante. Pensate un attimo, per esempio, la quantità, a parità di quantità, quante legumi dovremmo mangiare fino ad avere problemi opposti, perché i legumi in un utilizzo intenso creano qualche problema anche a livello di salute.
rispetto invece alla quantità che uno prende, mette nel nostro stomachino, prende, diciamo, con una buona bistecca di carne. Mangiare 100 grammi di carne cotta potrebbe essere facile, ma mangiare 100 grammi di lenticchie secche, che dopo cotte diventano tantissime, è un'impresa, come dire, ardua e senza oltretutto raggiungere, come dire, lo scopo in quanto tale. Quindi ricordiamoci, qualcosa di carne la dobbiamo mettere nel nostro stomachino. E ovviamente il grande consiglio che vi permetto di dare, non scherziamo con la dieta. La dieta è un argomento serio. Nel momento in cui incominciate a sentire dire in famiglia che qualcuno ha problemi, bisogna andare dagli esperti, dai nutrizionisti qualificati, certificati, perché la combinazione alimenti vegetali e alimenti animali va studiato in una maniera veramente scientifica. Non sono nemmeno io qui a darvi la risposta perché non sono nemmeno io un esperto in tal senso e quindi diventa fondamentale perché cosa stiamo scoprendo? Che l'assenza di uno o più amminoacidi è un fattore limitante che impedisce il buon utilizzo anche degli altri. Quindi occhio che dobbiamo ingerire amminoacidi preziosi per il nostro corpo e che solo la carne ce li dà in maniera equilibrata. I vegetali ce li danno in maniera, tra virgolette, squilibrata, tra virgolette. E quindi ci possiamo aiutare soltanto con le conoscenze scientifiche, con una dieta studiata bene. E questa è una saggia risposta, direi che fa bene a tutti sentirselo dire, perché spesso sull'alimentazione è un fattore, brutto dirlo, ma quasi di moda. È Quindi vero. uno o per dimagrire fa cose strane che non sono per niente salutari, perché uno è giusto che dimagrisca, ma seguendo la dieta opportuna che non gli deve intaccare la salute. O per varie correnti di pensiero, per carità, non stiamo qua noi a dire il vegano o no. Il rispetto degli animali, sì, però Certo. bisogna essere faciloni sull'argomento e invece spesso è trattato a cuor leggero, vedendone solo un aspetto parziale. E invece Vincenzo poneva l'accento sull'importanza della totalità. Poi quando manca nella dieta qualche componente importante, a lungo termine si vedono gli effetti negativi. Quindi mai Evitate, improvvisarsi evitate, bene. evitate, Giovanna, diciamolo a chiare lettere, visto che ci sono ragazze, evitiamo il fai da te. Cioè su Esatto. questo ci si deve mettere né più né meno come si va dal medico, si deve andare dal nutrizionista, non agite autonomamente, non leggete le stupidaggini che trovate sul più o meno corrette che trovate su internet, pericolosissime, non tentate di sperimentare perché ognuno di noi è diverso e ha delle esigenze diverse. Esatto. E a proposito di mondo animale, la domanda 7 è: i materiali di scarto dell'allevamento animale possono essere utilizzati? Allora, qui dovremmo fare una Un discussione mare magnum. di natura legale, quindi dovremmo invocare le leggi, i criteri e quant'altro. Allora, dobbiamo stare un po' attenti dietro questa affermazione, perché lo scarto in assoluto, il concetto stesso, come dire, dello scarto significa un rifiuto e quindi come tale, se etichettato come rifiuto, deve essere trattato in quanto tale e finisce lì. Diciamo che, ecco, usiamo un termine molto più elegante, sottoprodotto. Allora, nel momento in cui utilizziamo le parti nobili dell'animale che ci viene consegnato e che utilizziamo a vario titolo in termini alimentari, c'è sempre una componente di sottoprodotto che non è motivo che diventi il rifiuto, ma che si può valorizzare ancora. E questo spesso avviene o nell'ambito della stessa struttura che ha lavorato quell'animale e che ha ricavato ciò che doveva ricavare, o lo fanno altre aziende che comprano quel materiale, acquisiscono quel materiale e lo trasformano. Prevalentemente sono, come dire, alimenti, sottoalimenti, diciamo sempre per il bestiame stesso,
attenzione, nel rispetto di legge c'è tutta una normativa impressionante, voi non avete idea perché, perché ci sono fattori igienici fondamentali. Pensate che spessissimo noi vediamo quando andiamo in campagna, vediamo delle cose idilliache, vediamo la pecorella, il bestiame nel pascolo. Purtroppo, quando andiamo nei supermercati, ciò che noi mangiamo viene da, come dire, da strutture dove c'è una concentrazione di animali impressionante e spessissimo ci sono problemi igienici da risolvere. Quindi bisogna stare molto attenti, praticamente, questi sottoprodotti, ci pensa un po' il nostro legislatore a mettere a i puntini sulle i a darci delle indicazioni preziosissime sulla gestione di questi sottoprodotti che, attenzione, se correttamente gestiti, sono preziosi perché ci riducono quelle materie prime che dovremmo prendere dall'ambiente e invece in questo modo si valorizza il tutto. È come quando noi diciamo quella famosa battuta sul maiale: del maiale non si butta nulla, dico, è uno degli animali dove si riesce a gestire pressoché quasi tutto. Anche lì sul maiale c'è qualche sottoprodotto che è tale. Ritorno la parola alla collega Giovanna. Riguardo sempre l'alimentazione, altra domanda, è la penultima. Perché si permette il commercio di miele non puro? Qui il problema è ancora più contorto. Intanto, se voi provate a fare una ricerca su internet, leggerete delle cose divertentissime. Ci sono 100.000 proposte, vabbè, una decina più o meno, 100.000, una decina di proposte per scoprire se il miele è puro o non è puro, a parte che è un'affermazione che per sé stessa già è sbagliata. Vediamo di capire la cosa. Allora, noi, allora, sono tutte, come si dice in gergo oggi, molto elegante in inglese, fake news, cioè sono tutte stupidaggini. Nessuno di noi a titolo privato riesce a scoprire veramente se quel miele è, come dire, è genuino, non è contraffatto, non è falso, tra virgolette, ecco, diciamo così, non è adulterato. Questo lo possono fare soltanto delle strutture attrezzatissime e dove ci lavorano degli specialisti. Pensate che abbiamo tutta una serie di problemi. Il miele si presta a tante operazioni e vediamo un pochettino di capirle quelle principali, quantomeno. Uno, spessissimo viene aggiunto dello zucchero. Quindi c'è uno zucchero aggiunto e quindi, come dire, viene adulterato in qualche modo. Altro viene contraffatto. Quando, la contraffazione che significa? Mischiare, per esempio, due mieli, un miele considerato scadente rispetto a un miele considerato di qualità. E quindi c'è una contraffazione. Quindi questi aspetti sostanzialmente, vi dicevo, lo possono scoprire dei laboratori altamente specializzati e ci sono degli specialisti che non solo vanno ad analizzare il miele, ma vanno a scoprire sostanzialmente che quel miele è fasullo. Se per esempio è dichiarato che è un miele, che so io, italiano, faccio un esempio. Si scopre dalla presenza del polline che consente di ricondurci a quale specie apparteneva quel polline, si scopre che, per esempio, la quantità di polline attiene a specie esotiche che non sono nostre nazionali, quindi sorge il dubbio elevato che quel miele è stato mischiato. Allora dobbiamo scoraggiarci? No. Diciamo che ci sono due regole elementari che mi permetto di darvi. Uno, di non pensare che il miele ve lo possono regalare, perché un miele serio costa. Mettiamoci in chiaro che il miele costa se vogliamo un miele di qualità. E questa è la prima condizione. E la seconda condizione, che una volta tanto non è una mossa nazionalistica, praticamente, e quindi di
rifiuto, come dire, di mieli che vengono da fuori. In Italia vi devo dire che mediamente, mediamente, poi ci sono le eccezioni, c'è sempre l'apicoltore disonesto, ma in Italia sostanzialmente i mieli mediamente sono validi perché è maturato nel tempo tra normative, tra corsi, tra riconoscimenti e premiazioni. Per esempio, dei mieli premiati da organismi preposti al riconoscimento sono indicatori di qualità di quel miele. Quindi, diciamo, valorizziamo i nostri mieli che sono decisamente più validi. Per esempio, in Sicilia abbiamo mieli stupendi. Ma non prendete un barattolo non ben identificato, a meno che quel barattolo ve lo sta passando un apicoltore che voi ben conoscete e quindi vi fidate. Lasciate stare le stupidaggini del liquido, solido, e vi dicevo, il miele si può presentare in infiniti modi. Lasciate stare la stupidaggine del colore, dal paglierino fino a molto scuro, marroncino scuro. E quello è dovuto al tipo, come dire, di miele che viene prodotto dalle api. Quindi queste sono cose invece fisiologiche, normali, corrette. Se voi vi mettete davanti vari barattoli di mieli buoni, vedrete dei colori differenti, vedrete delle consistenze differenti dal modello, come dire, molto liquido a quello meno liquido. E mi fermo qui. Vincenzo, c'è una domanda dalla professoressa Parisi che chiede, dice, alcuni pediatri sconsigliano la consumazione di miele ai bambini molto piccoli per via del rischio botulino. Sì. È un rischio reale? Sì, è vero, è vero, è vero. Il miele non conviene quando sono troppo piccole nella prima fase, praticamente è meglio evitare, è meglio evitare. Quindi una risposta immediata è il miele deve essere, come dire, assunto un po' nel momento in cui si è un po' più grandicelli. Per esempio, io oggi, alla mia vetusta età, il miele, un cucchiaio di miele ogni mattina fa parte, come dire, della mia dieta. Ecco, della mia dieta. Io inizio con un tè verde, nel quale immetto un bel cucchiaio di miele e un limone spremuto, limone fresco, totalmente spremuto. Questa è la mia prima Hai colazione. capito, Vincenzo, come si mangia E ci giovane? sto un po' attento, insomma, dico, mi sono affezionato alla vita. Nella vecchiaia, quando si è giovani, la si spreca la vita. Quando poi si è vetusti come me, si incomincia ad affezionare perché uno vede a rischio la vita e quindi uno cerca di allungare quanto più possibile Si danno importanza, in si dà salute, importanza alle perché, piccole cara cose. Giovanni, il problema è che stai a fare, praticamente, dico, da vecchio malandato, che crei problemi agli Certo. altri e a te stesso. Quindi la migliore cosa è stare in salute. Preservarsi il più possibile. Allora, questa è l'ultima domanda. C'è anche un po' di tempo se qualcun altro volesse aggiungerne. Ah, prima di leggerla, vedo qui in chat che c'è anche la seconda E che chiede: la pappa reale, oltre a sfamare l'ape regina, in quale altro modo può essere utilizzata? La utilizziamo noi. Ah, tanti modi. Appunto, la utilizziamo soprattutto gli umani. Quindi l'apicoltore ne raccoglie poco in realtà, sa bene che non può toglierla. Il grande apicoltore sa come gestire al meglio la quantità da raccogliere. E la pappa reale vi comunico che è messa nel commercio, praticamente con un prezzo, vi assicuro, elevatissimo. E viene data, per esempio, viene data a ragazzini, a bambini che hanno grosse carenze energetiche, alimentari, e quindi, oppure anche a un anziano che sta molto male e che, potendoselo permettere, cerca anche, insieme al polline, che abbiamo visto che è una grande ricchezza di proteine, pappa reale e polline diventano alimentazione straordinarie e preziose. Quindi, dal punto di vista, come dire, quasi farmaceutico, quota parte. E quota parte ovviamente alimentare per sopperire a delle carenze. Ecco, quindi è prezioso, proprio perché abbiamo visto che la pappa reale fa miracoli sull'ape regina e quindi lo fa anche sugli esseri umani, ovviamente. Allora, con
Qua abbiamo, ti ringraziano ovviamente, qua abbiamo delle domande che sono arrivate in anticipo, l'ultima, poi se qualcun altro nel frattempo ne pensa altre è benvenuto. E si tratta di la domanda che riguarda l'acqua dell'umidità dell'aria. Esistono delle realtà nel mondo in cui si recupera e depura acqua dall'umidità dell'aria e da quella del mare? Sì, sia dell'una che dell'altra. Possiamo farla diventare due domande. Allora, il discorso dell'umidità dell'aria. L'umidità dell'aria è notoria e voi nelle vostre aule, io nella mia stanza da dove vi parlo, non lo percepiamo, ma c'è un grado di umidità. Raccontavo ai vostri compagnetti nel primo modulo che, ad esempio, quando in estate, in momento di caldo afoso, e a Catania, vi assicuro, vi sto parlando da Catania, nelle giornate di agosto, di luglio, agosto, si raggiungono delle temperature e dello stato di umidità veramente soffocante. La famosa aria condizionata non è altro che un processo di eliminare la componente umida e di creare un'atmosfera, diciamo, più secca e quindi anche più sopportabile in termini di abbassamento di temperatura. E cosa produce? C'è un contenitore esterno o un tubo esterno che butta, non a caso, acqua. Io che non la posso buttare perché sono in un condominio e quindi la devo raccogliere. Questa è la famosa acqua di condensa. Quindi, sostanzialmente, ragazzi, in atmosfera c'è acqua, ma allo stato gassoso. Nel momento in cui sono capaci di trasformare questa acqua gassosa in acqua liquida, ho raggiunto lo scopo. Quindi il processo sicuramente è fattibilissimo. I condizionatori svolgono questa funzione. Mi verrebbe di pensare che in una stanza normalissima, io nel periodo estivo, dalla mattina, dalle 7 di mattina, quando incomincio ad accendere l'aria condizionata nel mese di agosto, fino alla sera lavorando in questa stanza, riesco a produrre, tra virgolette, qualcosa come 10 litri di acqua ricavo. Che uno si domanda, ma da dove li ho presi questi 10 litri di acqua? È una cosa incredibile. Ora, su questo, dietro questo aspetto, in maniera più esasperata e più scientifica, sono state realizzate le piastre di Peltier. Cosa sono queste piastre di Peltier? Sono attraversate da una corrente continua, non quella elettrica nostra di casa, che è una corrente alternata, e che riescono a creare una condizione opposta a seconda, come dire, del lato, per cui se c'è un calore, si produce calore da un lato, si produce, come dire, un raffreddamento dall'altro lato, e quindi quel vapore acqueo che si satura e diventa liquido, e queste strutture Peltier ormai sono note in tutto il mondo. Vengono utilizzate laddove il problema dell'acqua prende è un problema, come dire, importante e necessario. È un dispositivo che funziona bene, è così potente che riesce dopo pochi minuti a incominciare a produrre acqua. Ovviamente dietro questi aspetti ci sono problemi di cellule fotovoltaiche, laddove non c'è la corrente elettrica, insomma ci sono tutta una serie di problemi al contorno. Quindi, non so se vi è chiaro, non è difficile trasformare la componente gassosa in atmosfera. Nella vostra aula in questo momento c'è un'umidità. Se noi mettessimo un apparecchio tipo questo Peltier, saremmo in grado di farvi vedere che si produce acqua. La domanda nella domanda, quella di produrre acqua, come dire, buona dal mare, ma questa è vecchissima, è notoria, sono i famosi dissalatori. Con tante tecniche, con tante modalità e via di seguito. E quindi vi faccio un esempio soltanto per dirvi a quali livelli siamo arrivati. Per esempio, Abu Dhabi è famosissima, e Abu Dhabi è totalmente, come dire, gestita da dissalatori. C'è il più grande dissalatore del mondo, cioè che è stato anche premiato e riconosciuto. L'unità centrale, pensate che produce 80.000 metri cubi al giorno. Pensate che mediamente una persona,
consuma un quarto di metro cubo. È come dire, il dissalatore che c'è lì gestirebbe tranquillamente le esigenze idriche di una città come Catania. Catania siamo poco più di 300.000 abitanti ufficiali, quantomeno, poi nella realtà saremmo più numerosi, ma quelli stanziali, proprio i catanesi, per dirla così, siamo tali. Quindi una struttura del genere sarebbe totalmente garantita. Il sapore spesso non è ottimale. Io mi ricordo che quando ero a Capri, sentivo un retrogusto un po' strano, praticamente perché lì c'era un dissalatore che garantiva sostanzialmente la risorsa idrica. In isole molto piccole, per esempio, per chi come voi della zona del Messinese, per le isole Eolie, per quel che mi risulta ancora oggi, arrivano le navi cisterne che portano acqua, come dire, potabile in partenza. Però ci sono tante parti del mondo che utilizzano l'acqua del mare, giocoforza, a vario titolo. Sono strutture che però energeticamente sono terribili, cioè hanno necessità di tanta, 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 tanta energia per poter creare questa separazione della componente sale dalla componente, come dire, idrica. Ho perso. Bene, Ah, c'è, stavo ci insinuando che c'era nella sono. No, non scappata. vedo altre O si era domande. addormentata alle mie risposte? No, qua, mai, mai. Sembra un piacere ascoltare le spiegazioni di Vincenzo. E niente, io a questo punto dico, se qualcuno di voi vuole intervenire, chiedere ancora qualcosa, altrimenti possiamo anche salutarci. Scusate, mio nome. Ora, è una domanda che non pertiene direttamente al modulo, però parlando di Sì. mare, di dissalatori, un'alunna mi ha chiesto: ma perché l'acqua del mare è salata? Stavo per risponderle, però forse voi siete più esperti di me. Se lo possiamo toglierci di questa curiosità. L'acqua del mare è salata perché l'acqua che ci ritroviamo a mare, pensate un attimo al viaggio dell'acqua in termini di pioggia che è. In questo caso muove dalla terraferma che attraversa tanti, ma tanti, ma tanti strati a livello di suolo, di pedosuoli, di formazione e quant'altro, e si arricchisce, come dire, di tanti elementi aggiuntivi che nel loro complesso determinano questo processo. Tant'è vero che nel momento in cui, per esempio, un mare tende a come dire, a prosciugarsi, vedesi per esempio quando abbiamo un ambiente lacustre o degli ambienti particolari, emerge e poi rimane quella parte, la componente salina come residuo, cioè la parte idrica evapora e la parte residua che rimane è la restituzione ovviamente salata in quanto tale. Buongiorno, Buongiorno, scusate il ritardo. ciao, Mi sto volevo collegando aggiungere dalle varie una cosa. classi. Ciao. Salve dalla terza C della Drago. Ma sono Ciao. comunque, professoressa, tranquilla, sono tutte registrate, quindi mal che vada, a qualunque Sì, titolo le i puoi. ragazzi Infatti, possono. grazie, professore No, Piccione. no, no, Abbiamo visto grazie, dico, le diciamo che cose. l'intuizione che abbiamo maturato come esperienza rispetto alla prima volta di prevedere questo Padlet, questa bacheca elettronica dove uno accede e recupera ciò che gli serve, credo che sia una cosa. Una bella idea, anche È stata se una la buona gente idea. è sempre la diretta. Fa piacere rivedervi. Ecco, allora volevo aggiungere una cosa. Come ha detto bene il professor Piccione, no? La gocciolina d'acqua che viaggia e attraversa le rocce, a seconda delle rocce, sono le rocce più o meno solubili, no? E infatti, voi quando andate a mare, vi ricordate dell'odore anche del mare, che è la salsedine che lo dà. E questo odore è più forte dove ci sono delle rocce, tipo nella zona dell'Agrigentino, il Mediterraneo è più salato, ha un sapore più forte l'acqua di mare. Se tu bevi l'acqua di mare, lì proprio sei infastidito. Vi assicuro che ho capito dopo un bel po' di tempo, perché lì per lì non lo capivo. Se uno si fa una passeggiata qui in Liguria, dove le rocce sono molto diverse, non ci sono grandi componenti saline da sciogliere,
L'acqua è molto meno salata. C'è uno qua che sta, diciamo che gli tirano una pallonata mentre fa il morto, non è infastidito, non gli brucia tutto Allora, come lì da noi in Sicilia. mi collego pure io. E Sono, so, manca, so. sì, un secondo solo, e manca quella emozione a 360 gradi che ti dà l'aria salmastra, perché qui non c'è. Infatti anche il pesce, se uno mangia al ristorante un'insalata di polpo, gli sembra locale, gli sembra molto più delicato perché l'acqua è meno salata. Quindi è importantissima la componente delle rocce che incontra in questo viaggio e fa la differenza da zona a zona. Perché come agente erosivo l'acqua non ha soltanto il discorso l'acqua che sbatte il mare mosso, quindi la componente meccanica, ma soprattutto quella chimica, perché a livello atomico va a scomporre quello che incontra se c'è un'affinità, altrimenti no. Quindi da lì si scopre perché da una zona all'altra c'è questa differenza di acqua più o meno salata. Vai, Franco. E aggiungo, Allora, Giovanna, volevo dire che esiste proprio nella parte meridionale della Sicilia il fiume Salso. sì. Ma poi c'è di più che i grandi cuochi ultimamente hanno scoperto anche le differenze di sale rispetto a un altro sale e allora Sì. riescono anche a dire questa pietanza è stata Esatto. realizzata usando il sale di... E quindi di una zona eletta, prende per dire che a quel punto ha un sapore diverso. Insomma, arriviamo a queste finezze, prende, dico. Esatto, il sale rosa dell'Himalaya, il sale nero. Poi Sì. magari l'ha preso dietro l'angolo, prende, dico, è un blef. Esatto. Vabbè, vediamo la cosa Allora, successivamente. c'è qualche altra curiosità da parte di qualche ragazzo o professore? Intanto Franco è tornato tra noi, ecco, il che ci fa piacere per i saluti finali. Sì, io voglio salutare tutti e naturalmente a questo punto, se siamo tutti d'accordo, ricordiamo l'appuntamento del 5 aprile 2022 con i soliti orari, con le domande e risposte del modulo CONIRI. E poi vi ricordiamo di segnarvi che il 22 aprile 2022 dalle 12 alle 13. Un grande incontro per la giornata mondiale della Terra. Ciao a tutti! E sappiate che spero già questa sera o domani vi mandiamo le istruzioni per partecipare al concorso. Mi raccomando, partecipate con i elaborati che vi aspettiamo, che fate sempre cose bellissime. Ciao a tutti e grazie a Vincenzo. Grazie a te, Giovanna, e grazie a Ciao. Franco. Una buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci Arrivederci. ragazzi, buon pranzo e a prestissimo, ciao! Arrivederci.